Salve a tutti, oggi c'è poco da dire, nel senso che è una partita semplice, finita 2-0 per la squadra di casa, una partita che racconta poco, se non i soliti problemi che affliggono la Roma, ovvero sia la squadra che non riesce mai a trionfare con una pari livello o una superiore nella zona della classifica. Una Roma che gioca bene, ma non riesce a portare a casa il risultato. Una Roma che scivola a questo punto al quinto posto, perché la Lazio vince a pari punti allo scontro diretto a favore. Di conseguenza entrambe sono lì, ma la Lazio, se il campionato finisse in questo momento, entrerebbe in Coppa Campioni. Qual è stato il problema di questa partita? Da un lato la evidente disparità in campo, nel senso che la rosa della Juventus vale probabilmente tre volte quella della Roma, le pedine schierate hanno una qualità tre volte superiori a quella della Roma. La differenza in questo campionato la sta facendo la testa e l'allenatore che guida le due squadre, perché Pirlo, almeno fino alle ultime settimane, non sta facendo giocare bene la sua squadra, sta rendendo molto al di sotto delle possibilità della Juventus. La Roma, completamente all'opposto, con la guida di Fonseca, probabilmente stava rendendo di più di quelle che erano le sue possibilità. La partita tatticamente si racconta in poco, nel senso che è una Roma che domina sotto tutti i punti di vista, del possesso palla, dei passaggi effettuati, dei tiri effettuati, tra virgolette dei tiri in porta, delle parate, dei calci d'angolo, del pressing, di tutto quello che volete, ma però Valleggio 2-0. Perché Valleggio 2-0? Perché forse manca un rigore su VAR. Un rigore che, se mi avessero dato conto, mi sarei incazzato; se mi avessero assegnato, avrei avuto comunque i miei dubbi. Quindi ci può stare la decisione dell'arbitro. 2-0 perché? Perché sul primo gol Cristante e Paolo Lopez in due non fanno un giocatore, perché Cristante sbaglia in maniera più elementare possibile la pressione su Alessandro, il quale poi passa la palla a Cristiano Ronaldo al limite dell'aria, comunque lasciato colpevolmente solo. Paolo Lopez, completamente sbagliato nel posizionamento in porta, non riesce ad arrivare su un tiro che in diretta sembrava imparabile. Guardando i replay capiamo che non era così, perché Paolo Lopez era completamente posizionato male in campo. Sul secondo gol, anche lì, Diawara appena entrato si perde la marcatura, l'uomo riesce ad andare come vuole, passaggio, tiro sul fondo, passaggio al centro, e lì, un po' sfortunati, con l'autorete di Bagnez, ma c'era comunque in agguato Cristiano Ronaldo. Una Roma che, diversamente dalla Juve, questo la Juve ha fatto due gol con tre tiri in porta. Questo la Roma, diversamente dalla Juve, ha fatto tipo 18 tiri, di cui 4 in porta, di cui forse uno che per sbaglio Szczęsny ha dovuto parare. Lì la differenza sta. Di buono c'è che almeno quel piccolo atteggiamento offensivo in più c'è. Di negativo, assolutamente negativo, cioè che questa è la Roma che negli ultimi 70 anni ha la peggior media difensiva. Di ancora più negativo c'è, e secondo me questa è la cosa più grave, è il fatto che tutti, dall'allenatore ai giocatori, finita la partita, si siano lasciati in dichiarazioni del tipo contenti del risultato, fieri della squadra, buona la prestazione, potevamo fare meglio, ma bravi tutti. Allora, questo secondo me è profondamente ridicolo. Purtroppo mi trovo costretto a citare Spalletti. Spalletti disse, dopo un Roma-Real Madrid finito 0-2, in Coppa dei Campioni, mi pare in casa, se non ricordo male, della Roma, Spalletti finisce la partita, va in zona mista, si mette l'auricolare, gli danno il microfono, dico: mister, oggi, nonostante però la sconfitta, la Roma ha giocato molto bene, perché aveva il possesso palla, perché aveva creato più occasioni, perché di qua, perché di là. Spalletti disse, e ripeto, nonostante a me, a causa della sua ultima esperienza, a me sta tanto sul cazzo, Spalletti lì c'aveva ragione, come in realtà tante altre volte,
disse: io vengo qua e voi mi dite: ah, hai giocato bene, la squadra ha risposto bene, ma noi abbiamo perso 2-0. Queste, disse, sono le partite che ti fanno fare il salto di mentalità. Cioè che non è che solo perché tu stai giocando con Real Madrid, allora va bene se perdi, ma perdi bene. Tu devi vincerle queste partite, perché passi da essere una squadra di media caratura a fare un passo avanti verso il top del calcio europeo. Oggi noi abbiamo perso 0-2, voi dovreste, quando io vengo qua, dirmi dove ho sbagliato perché ho perso 0-2. Fonseca dice: bravi ragazzi, quella Veretù dice: sono tutti bravissimi, Paolo Lopez poi che parlano, perché dice: bravi tutti. Eppure Tabellino dice 0-2, perse posizioni in classifica, perse punti in classifica, fortunatamente, e pare che ormai è una costante, quando la Roma perde, Napoli pure viene sconfitto dal Genoa di Ballardini, l'Atalanta si fa rimontare 3 gol col Torino da un vantaggio di 3-0, l'unica che vince è la Lazio, che da dietro ormai è catapultata verso le zone più nobili della classifica. Per cui c'è poco da dire. Quando si perdono queste partite bisognerebbe fare silenzio, vergognarsi di se stessi e pensare di andare avanti. È inutile dire: sì, ma abbiamo giocato bene, sì, bravi tutti. No, bravi un cazzo, avete perso. Cioè, che cazzo vuol dire? Sono contento che ho perso, non c'ha senso. No, non c'ha senso. Detto ciò, io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e basso Lazio.